tutti ragazzi, sono Joker ed eccoci tornati nel mio villaggio e questa volta non per un video su Road to Municipio ma per vedere insieme le novità di questo aggiornamento che finalmente è arrivato. Andiamo ragazzi, intanto un saluto a Matteo, Giovanni, Vincenzo, Francesco e Riccardo. Ragazzi, poi basta perché sennò davvero diventa un video di saluti. Quindi, vediamo un attimo cosa ha portato questo aggiornamento. Molte delle cose che avevo pensato ci ho azzeccato, ragazzi. Sono dispiaciuto tantissimo per le mura. Mi sta piangendo veramente il cuore, anche se non lo vedete, ragazzi. È qui, vedete il cuore che piange. È qui, qui sotto sta piangendo veramente lacrime di dolore. Allora, livelli ed esperienza del clan. Ragazzi, ve l'avevo detto, il vostro clan adesso potrà avere prestigio. E vediamo un attimo più specificamente come. Fa salire di livello il tuo clan ottenendo XP del clan e le guerre tra clan, quindi voi potete accumulare questi punti esperienza solo e soltanto tramite le guerre. Quindi ragazzi, dovrete iniziare a fare guerre, se anche voi come me le odiate, mettetevi il cuore in pace e fate uno sforzo, io odio le guerre ragazzi. Ora i badge del clan sono decorati da stendardi che mostrano il livello del clan, quindi ragazzi, dopo andiamo a vedere insieme questi stendardi decorativi. Comunque questo cosa implica? Questo implica che questi stendardi saranno personalizzabili e più siete forti e fighi, più sarà forte, no, forte no, però più sarà figo il vostro stendardo. Un livello maggiore del clan garantisce vantaggi. Questo ragazzi è una cosa da non sottovalutare, che è veramente una cosa importantissima. Prestigio, nonché badge e stendardi più sontuosi. Questo cosa vuol dire? Che oltre ad essere più fighi, come ho detto, con questi stendardi, questi badge, avremo delle ricompense, come è giusto che sia ragazzi. Che ricompense? Ne andiamo a vedere dopo insieme. Più sarà alto il livello del clan, più ricompense otterrete. Andiamo anzi a vederle subito un pochino queste ricompense. Come vedete noi siamo livello 1, vabbè, quindi 0 perché ancora non abbiamo fatto niente. E vediamo un attimo vantaggi del clan. Praticamente a livello 2 il tempo di richiesta per le truppe è di 15 minuti, quindi penso che diminuisca un pochino. E la capacità extra del bottino di guerra aumenta del 10%, quindi voi potete ottenere più bottino di guerra. A livello 3 leggiamo rimborso donazione 20% del costo della truppa, quindi ogni truppa che donate vi rimborsa il 20% dei desiri. E questo ragazzi è una cosa importantissima, perché voi donate una truppa da 1000, adesso non sto per fare il conto pari, quindi un gigante, non so che livello, esempio, che costa 1000 dell'esir, voi recuperate ben 200 dell'esir. Sti cazzi, mica poco, no? Bottino di extra bonus di guerra, quindi otterrete un bottino in più di guerra del 10%, quindi non come prima che il vostro spazio del castello aumenta il 10%, a livello 3 aumenta il 10% il bottino di guerra, attenzione, non lo spazio ma il bottino. Livello 4, limite donazione 6 truppe, voi potete donare 6 truppe invece che 5, tutto fa, no? Poi capacità extra del bottino di guerra aumenta del 20%, la capacità, quindi il vostro, diciamo, castello, tra virgolette, diciamo così. Poi livello 5, ragazzi, si guardano tutti i livelli così li capiamo insieme. Miglioramento truppa donata un livello, che non so che cosa cazzo vuol dire, però ci sarà questo miglioramento. Bottino extra bonus di guerra del 15%, quindi otterrete il 15% in più del bottino di guerra, ed è tantissimo ragazzi, perché se voi fate un bottino di guerra di 1 milione vi danno 150.000 in più, che non è più niente poco ragazzi, 150.000 regalati, insomma. Questo miglioramento truppa donata di un livello, boh, ragazzi, si vedrà col tempo perché ancora non ho idea. Livello 6, 35% del costo truppa vi rimborsano, quindi se prima su 1000 dell'esir vi rimborsano 200, adesso vi rimborsano 350. Capacità del bottino di guerra aumenta del 30%, sempre la capacità. Praticamente a quanto visto a un livello aumenta la capacità del bottino, a livello dopo vi fanno aumentare il bonus di guerra, poi a livello dopo di nuovo la capacità e quello dopo di nuovo il bonus di guerra. Livello 7, tempo di attesa di richiesta truppa 10 minuti, quindi diminuisce ulteriormente, ragazzi, potrete chiedere truppa ancora più spesso. Bottino extra del bonus di guerra 20%, quindi su 1 milione di bottino vi regalano 200.000. Guardate bene ragazzi, più su si va e più sentite come si fa calda l'atmosfera. Brr. Poi, perché dico calda e poi faccio brr del freddo? Vabbè, scemo. Livello 8, limite di donazione 8 truppe.
limite di... Ah, ok, potete donare 8 truppe. Capacità extra del bottino di guerra 40%, ovviamente la capacità appunto di bottino del 40%. Livello 9, 50% del costo truppa ve li rimborsano, quindi su 1000 delisir vi rimborsano 500, ragazzi, è tantissimo, tantissimo. E il bottino extra del bonus di guerra 25%, quindi mica poco ragazzi. Prima avevo detto 25, a livello 7 mi sono sbagliato, era 20%, avevo detto 25. Livello 10, 10 ultimo livello, miglioramento truppa donata di 2 livelli. Ah, ho capito, che quando vi donano ad esempio una truppa al 3, quella che voi ricevete è come se fosse al 5. Penso che sia questo, ragazzi, il miglioramento di un livello e di 2 livelli. Quindi, se fosse così, ragazzi, sarebbe veramente una bomba. Però chi le riceve al 7, che cazzo fa, si scaccola? Cioè, è un po' una stronzata, per questa. Però, per i livelli bassi, ragazzi, è tanta roba. Per esempio, io che dono troppo al 5 è come se fossero al 7, a quanto ho capito. Capacità del bottino di guerra, 50% in più. E queste sono un pochino le informazioni relative al clan. Adesso torniamo un attimo a vedere cos'altro hanno migliorato. Miglioramenti, bilanciamenti e l'esperienza di gioco. Ovvero, il cannone livello 13 è potentissimo, bla bla bla, ve l'avevo già detto. Ho fatto vedere un altro video che vi lascio in descrizione se non l'avete visto. I guaritori non attivano più le trappole aeree, quindi i guaritori non moriranno più dagli stanatori di mine aeree. E per ottenere la regola della difesa aerea, ovviamente, grazie che me l'hai scritto, se no non ci avevo pensato. Anche se tocchi gli ostacoli, lo schieramento di truppe al castello del clan procede comunque. Ok, qui dice che prima se toccavi gli ostacoli non scendevano truppe, adesso scendono uguale. Partecipazione alla guerra tra clan, ragazzi, e questa è la novità principale, le guerre. Ora i leader del clan possono scegliere i partecipanti ad ogni guerra. Io ancora sono co-capo e non posso scegliere, forse potranno scegliere solo i capi, a quanto ne so, perché io non posso scegliere, ragazzi. Io posso scegliere soltanto per me, ognuno può scegliere per sé, ma i capi allora spero che potranno scegliere per tutto il clan. Le nuove impostazioni del profilo mostrano agli altri membri del clan se vuoi combattere una guerra o restare in disparte. Adesso lo vediamo insieme, comunque penso che già lo sapete. Scegli guerre grandi o ristrette, tenendo presente che quelle più importanti assegnano più XP del clan. Questo non ho capito bene in base a cosa si regola questa importanza, cioè chi decide quali sono più importanti o meno, non ci sono scritti criteri. Comunque, potenza il tuo clan grazie ai vantaggi del clan, ottieni truppe più spesso e dona maggior numero di truppe contemporaneamente, e l'abbiamo visto. Ottieni rimborsi e miglioramenti automatici per le truppe donate, e l'abbiamo ottiene rimborsi e miglioramenti automatici per le truppe donate. Ah, ok, l'abbiamo visto prima, sì, il rimborso che ti danno. Aumenta il bottino della bonus di guerra, incrementa la capacità di stoccaggio del castello del clan, e anche questo l'abbiamo visto. I vantaggi del clan si sbloccano automaticamente e migliorano mano a mano che il clan sale di livello, e abbiamo visto tutti i livelli. Editor il budget del clan, crea un budget del clan scegliendo un motivo, sfondo e bordo, fa salire di livello il tuo clan per sbloccare nuovi sfondi e budget speciali. Andiamo a vedere insieme questi sfondi e budget speciali. Intanto, ragazzi, se vado sul mio profilo, vedete che è cambiata un pochino l'interfaccia. Se voi cliccate su questa I sul municipio, vi fa vedere così un'anteprima del villaggio, è molto interessante, la cosa è molto carina. Poi qui vi dà attacchi vinti, difese vinte, insomma lo sfondo è un pochino diverso. E qui potete vedere, vedete, dove c'è scritto guarda il clan, voi potete scegliere partecipo oppure anche no. In questo caso ho messo anche no perché non voglio partecipare, però come vi dicevo io posso scegliere per me, non per tutto il clan. Per il clan invece andiamo a vedere un attimo le personalizzazioni. Come cazzo si faceva? Eccoci, questi sono i fail della diretta, ragazzi, ma va bene così. Ecco, modifica, ok ragazzi, stavo per fare i fail come sempre in diretta, ma giusto così. Modifica, badge, qui potete scegliere il vostro bellissimo motivo, che adesso non sto a modificare perché non voglio. Qui scegliete il vostro sfondo come cavolo un pochino vi pare, no? Rosso, blu, bla bla bla. Se faccio blu così come viene un troiaio. Vabbè, insomma, qui ve lo personalizzate voi in tutti i modi che volete, che poi alla fine è un pochino la stessa cosa che c'era prima, non cambia molto. Ma la cosa differente è che qui potrete sbloccare, adesso non posso, tutti questi, diciamo, stemmetti e... niente, questi stemmette le sbloccate soltanto con i punti, vedete, porta il clan livello 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fino al 9.
potete sbloccare ste stemme per rendere ancora più figo il vostro stemma. Inoltre è cambiata leggermente l'interfaccia del castello, che non si vede più, cioè ci viene praticamente lo stemma sopra, bello grosso, ed è anche leggermente dorato, un pochino rifinito meglio, molto più figo, molto più figo. Ragazzi, questi erano un pochino gli aggiornamenti appunto che ci sono stati. Fatemi sapere se voi avete apprezzato o no. Io ho apprezzato abbastanza, anche se sono rimasto deluso dalle cose. Mi aspettavo sinceramente un pochino una riduzione del costo delle mura all'otto, perché sono irragionevoli veramente. E fatemi sapere se anche voi vi aspettavate insomma qualcos'altro in più, siete rimasti delusi o contenti. Particolarmente io alla fine sono rimasto contento, perché sono libero di non partecipare alle guerre, finalmente non mi obbliga nessuno, andiamo cazzo. E niente, io ragazzi vi saluto, da Joker è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti ragazzi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, e iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi.